Sullo stretto serve anche l'aeroporto di Agrigento. Ma sto lavorando per recuperare decenni persi in Sicilia e in tutta Italia, sulle strutture, le infrastrutture, strade, autostrade, porti, ponti, ferrovie. Abbiamo già cantieri aperti o in apertura per quasi 30 miliardi di euro in Sicilia fra strade, autostrade e ferrovie per collegare tutte le città di questa splendida terra. Il ponte è una parte del progetto, stiamo lavorando per ferrovie più veloci, per strade più moderne e sicure, perché sono venuto da Catania in macchina e la Catania Agrigento non è un'autostrada o una superstrada, è una cosa. Ecco, quindi investire i denari per portare non solo i turisti, ovviamente Agrigento è una perla mondiale, non italiana, però anche per i cittadini, per i lavoratori, per gli studenti, per i pendolari, per gli agricoltori, quindi lavorare sui porti, sugli aeroporti, su strade e ferrovie, ripeto, 28 miliardi sono in Sicilia, e poi il ponte ovviamente è il coronamento di tanti anni di sogni per milioni di siciliani che pagano ogni anno miliardi di euro per il mancato collegamento con la terraferma. Quindi diciamo che in 6 mesi i miracoli non se ne fanno, ma mi sembra di aver dimostrato che volere è potere. Adesso Agrigento è capitale italiana della cultura 2025, quindi serve più che mai il rilancio del terziario. Sì, abbiamo tempo. Abbiamo tempo, non troppo, ma abbiamo tempo per recuperare qualche decennio perduto. Qua c'è il tema dell'aeroporto, della superstrada, della ferrovia, e poi c'è il tema dell'acqua, che mi riguarda direttamente in tante zone della Sicilia che ancora non hanno acqua sufficiente per irrigare, per dissetare, per far lavorare. Quindi anche su questo sto lavorando come un matto al Ministero per recuperare il tempo perduto sulle dighe, sulle connessioni, sugli acquedotti e sulle fognature che ancora in tante parti di Sicilia non ci sono. Per quanto riguarda invece la Palermo-Agrigento, i lavori? Sto accelerando, sto a livello di stalker telefonando. Stamattina ero col governatore Schifani e con l'amministratore delegato di ANAS e stiamo facendo il quadro su tutto Palermo, Agrigento, Catania, Messina, Enna, Caltanissetta. E quindi sono convinto che quando partiranno i lavori per il ponte, e l'obiettivo che mi sono dato è l'estate prossima, ci sarà un quadro completo di tutta la modernizzazione della rete stradale e ferroviaria siciliana. Mi domando, nei decenni passati, chi rappresentava la Sicilia, perché si è dimenticato in parte di questa terra. Però mi interessa poco guardare al passato, guardo al futuro. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, oggi anche a Licata. Sì, ero a Catania e le liste della Lega e di Prima l'Italia hanno l'obiettivo di superare il 10% ovunque si presentino. E quindi tornerò venerdì a Catania, ma soprattutto tornerò nelle prossime settimane, perché il cronoprogramma di tutti i lavori che stiamo progettando e finanziando in tutte le province siciliane ci tengo che venga rispettato nei tempi e nei costi. Ministro, si chiede il completamento dell'anello autostradale. Agrigento è l'unica che non ha autostrada, da Castelvetrano a Licata, Gela, Ragusa. A che tempi si prevedono? Non so, ci sarà qualcosa in pendola? Noi stiamo lavorando sia con ANAS che con RFI, per la rete stradale e la rete ferroviaria. Quello che ho già progettato e finanziato posso assicurare la partenza dei tempi. Io domani in questi minuti sarò in Senato perché il Senato approverà entro questa settimana definitivamente il ponte, il progetto, e poi si parte. Sulla rete autostradale che manca ci stanno lavorando i tecnici, quindi conto che il mio prossimo ritorno ad Agrigento avrò tempi più definiti. Però sicuramente non possono esserci in Sicilia solo Palermo e Catania, fondamentali, città assolutamente importanti, rilevanti, però la Sicilia non è solo Palermo e Catania, sono anche tutte le altre province che meritano di essere raggiunte. Ministro, Fitto però ha detto che i soldi del PNRR devono essere ripensati, soprattutto quelli delle infrastrutture. Ha smentito un'intervista, quindi rischio di commentare un'intervista che è stata smentita. Dal mio punto di vista ovviamente l'obiettivo è di spendere bene, soprattutto in infrastrutture, anzi l'ho detto anche al ministro Fitto nelle settimane passate, se qualche altro ministro per caso non riuscisse a spendere tutto quello che è previsto, noi come infrastrutture possiamo spendere qualche miliardo in più. Penso alle dighe, penso alla rete idrica, penso alle ferrovie, quindi noi abbiamo il problema opposto. Se mi danno più soldi riesco a spendere più soldi. Invece sul progetto del rigassificatore di Porto Empedocle che sembra essere ormai caduto nell'oblio, a che punto è? Però non fatemi fare il ministro di altri,
al posto di altri. Io sono a favore di ogni tipo di energia, compresa quella nucleare, però questo è un dossier che riguarda altri ministri, quindi non voglio rubare il lavoro ad altri. Ministro, domani consiglio dei ministri per l'Emilia Romagna, qual è la situazione? Ma io ho l'aggiornamento in tempo reale, stiamo lavorando come matti per riaprire, questa è la mia competenza, strade, autostrade e ferrovie nel tempo più veloce possibile. Domani stiamo tutti i ministri costruendo, ognuno col suo pezzettino, il decreto di domani per quello che riguarda le mie competenze, ovviamente le infrastrutture, le dighe perché quello che è accaduto mi spiega e ci insegna che l'acqua va raccolta per contenerla e usarla quando non c'è e per trattenerla quando ce n'è troppa, e quindi evidentemente si è perso un po' troppo tempo in passato. Però domani ci saranno i rinvii delle scadenze fiscali, ci sarà una moratoria sul fisco, sulla banca e su tutte quelle che sono scadenze evidentemente che i cittadini possono rispettare. Poi stiamo costruendo in questi minuti il decreto. Ho visto che ad esempio le province chiedono per le strade provinciali 200 milioni subito, cercheremo di fare il possibile. Reintrodurre le province elette direttamente dai cittadini con personale, denari, competenze è assolutamente fondamentale, e da questo punto di vista mi sembra che la Sicilia sia più avanti di altri. Okay.